È tornato in comune il sindaco di Celano Settimio Santilli dopo che il prefetto dell'Aquila ha ordinato la cessazione della sua sospensione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione. Insieme al sindaco tornano in carica anche la giunta e il consiglio comunale. Il primo cittadino era stato sospeso dalla prefettura dell'Aquila a seguito delle misure messe dal GIP del Tribunale di Avezzano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti comunali per reati contro la pubblica amministrazione. Santilli è stato accolto dai suoi concittadini con palloncini tricolore e un cartellone di bentornato per il suo rientro ufficiale in comune. Ma io voglio ringraziare la città perché ha mostrato un grande senso civico e maturità nell'aspettarmi con molta educazione e con molta dignità. Purtroppo questa vicenda non è stata facile, di certo la città non aveva alcuna colpa. Umanamente è stato molto complicato per me, ma in generale per tutti gli indagati, superarla, però abbiamo aspettato che la giustizia facesse il suo normale decorso per arrivare quindi al 2 luglio e susseguentemente con l'atto ufficiale del prefetto per rientrare qui in comune. L'affetto dei cittadini ovviamente non ha potuto far altro che rendermi molto felice e aggiungo emozionato. Il primo cittadino ha incontrato il commissario prefettizio che si è occupato in questi mesi della gestione dell'ente per poter programmare nel miglior dei modi la futura amministrazione comunale della cittadina marsicana. Riprenderemo per le redini la città portando avanti quel programma che ci ha permesso a fine settembre di essere rieletti con un'ampia maggioranza, con un numero di voti quasi plebiscitario, ragion per cui il nostro programma aveva convinto la città a confermarci alla guida di Celano e dovremo ora pensare soltanto a lavorare e a realizzare quello che avevamo proposto alla città perché i cittadini si aspettano questo da noi.